È stato Neri Marco Re con lo spettacolo Quello che non ho, il protagonista sul palco del Teatro Petrarca sabato 11 e domenica 12 febbraio. Uno spettacolo di teatro canzone che, ispirandosi di nuovo a Pasolini ed incrociando le canzoni di Fabrizio e di André attraverso le parole di questi due giganti dell'ultimo Novecento, cerca di delineare una visione personale dell'oggi. Abbiamo cominciato a lavorare su questi due binari, tra Pasolini e De André, ma senza parlare al passato, ma rivolgendoci al nostro futuro, al nostro avvenire come esseri umani, come cittadini, come persone, con il nostro rapporto con gli altri, con la natura, con il pianeta, con i nostri pregiudizi o gli autoassolvimenti, che insomma le autoindulgenze delle quali spesso pecchiamo. E quindi è uno spettacolo non tenero, diciamo, nei nostri confronti di esseri umani e di cittadini, ma che lascia poi alla fine comunque sempre uno spiraglio di speranza, che però non è appesa a un filo così ideale, dipende da noi, una speranza che è legata al nostro comportamento, alla nostra etica. Sembra che l'Italia viva un terzo dopoguerra, perché anche oggi si tratta di ricostruire il paese, soltanto che stavolta le macerie non sono materiali, sono soprattutto morali, perché l'idea di fare soldi da furbi o da ignoranti a discapito della comunità non si è rivelata solo moralmente sbagliata, è stata anche una demenza antieconomica. E allora forse per uscire dalla decadenza bisognerebbe capire quando e perché l'Italia è stato un grande paese. E allora basta andare a New York e salire all'ultimo piano del MoMA, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, dove è custodita la più grande collezione dei migliori oggetti del dopoguerra. Beh, più della metà è rappresentata da prodotti italiani, tutti realizzati negli anni 60, la terza grande stagione della storia italica dopo l'antica Roma e il Rinascimento, quando l'industria nazionale ha ricostruito il paese e ha brevettato un made in Italy capace di conquistare il mondo.